Beh, potenzialmente quella sganciata da Brambati è una mina di tutto rispetto, ad onor del vero, che in pochi si aspettavano, soprattutto considerando che la giornata di ieri era iniziata con l'uscita dell'ennesima intervista a Beppe Marotta, dove per l'ennesima volta ha spiegato il perché dell'addio alla Juventus, il fatto che lui non fosse particolarmente concorde all'acquisto di Cristiano Ronaldo, cosa che poi a distanza di qualche mese ha portato alla separazione e l'ingresso di Marotta all'Inter, e purtroppo sappiamo benissimo quelli che sono stati gli effetti dell'introduzione del Beppone nazionale all'interno dell'Ambrosiana. E appunto, se di punto in bianco poi nel corso delle ore della giornata di ieri il tutto culmina con Brambati che dice nella live di Oppini che ha parlato con un procuratore agente FIFA da più di 30 anni e gli ha confidato che la volontà di John Elkann è quello di riportare Marotta alla Juventus, anche perché comunque insomma dai, i rapporti sono migliorati e la Juventus ha tutto l'interesse di riportare Marotta appunto in società, non si è sbilanciato su quelle che sono le percentuali o meno, ma dal suo punto di vista comunque ci sono buone probabilità affinché il tutto accada a partire da quest'estate, quindi una stagione 2024-2025 con Beppe Marotta che torna amministratore delegato della Juventus e giunto lì DS della Juventus, insomma, robe di questo genere. E visto che evidentemente, quantomeno secondo Brambati, la Juventus è in fase di restyling, e quello probabilmente a prescindere dalle parole di Brambati, io a questo punto vi invito di andare a dare un'occhiata al corso di EMI, perché magari metti che la Juventus è alla ricerca di match analyst, di data analyst, di scout, insomma, comunque potrebbe essere una possibilità anche per voi, oltre che di entrare nel mondo del calcio, di ambire in un qualche modo a quello della Juventus nello specifico. Difficile, ma piano piano, step by step, col lavoro e il miglioramento, perché non farlo? Utilizzando il codice sconto Kinoshi avreste pure il 10%, quindi al di là di tutte le battute, di tutti gli scherzi, se siete effettivamente interessati ad introdurvi in questo mondo, o semplicemente per cultura personale, tra virgolette, imparare qualcosa in più, beh, quantomeno fateci un salto. Detto questo, entrando un pochino di più nel merito, nello specifico, io ovviamente non sono qui a dire che ci credo, perché nel senso, mi sembra la classica sparata grossa, bella grossa, importante, però ha la sua logica. Ha la sua logica sotto tanti aspetti, sotto i tanti punti di vista, partendo molto banalmente da quello concorrenziale, proprio perché, come detto prima, a inizio video purtroppo c'è stata un'evidenza di quello che è stato poi il percorso della Juventus una volta che Marotta è andato via, e soprattutto purtroppo c'è un'evidenza ancora più grande di come sia emersa l'Inter proprio dall'arrivo di Marotta in poi. Quindi banalmente, sotto l'aspetto concorrenziale, andando a prendere Marotta dall'Inter e rimetterlo proprio da dove l'Inter di fatto l'ha preso, sicuramente è un qualcosa di valore, è un qualcosa di livello, è un qualcosa anche da Juventus, no? Come magari in passato, quando c'erano quei giocatori all'interno delle squadre che potevano in un qualche modo insediare la Juventus, poi puntualmente quando iniziava il mercato lo andavi a prendere. Questo può essere, no, una cosa sulla falsariga dal punto di vista dirigenziale. Poi è anche pur sempre giusto dire che, sai, comunque voi non vuoi, ci possiamo girare attorno quanto ci pare e possiamo continuare a vedere sui giornali articoli su chi è messo peggio, oltre poi a tutte le puttanate conseguenti sui social network. Ma probabilmente no, si sa che l'Inter non navighi proprio nelle acque migliori, non tanto dal punto di vista sportivo, dove lì sono in pompa magna verso la seconda stella, hanno le potenzialità per andare avanti il più possibile in Champions League, per l'amor di Dio, però è altrettanto vero che, sai, comunque mi pare che a fine maggio l'Inter avrà la scadenza del debito
di 350-400 milioni, una roba di questo genere, dove pare che Zhang stia cercando di fare di tutto per posticipare il debito o ritrovare comunque un finanziatore affinché possa fare il debito con quell'altro, ma al contempo saldare quello che scade a fine maggio. E si parla appunto di cifre sui 350-400 milioni, che questo dà comunque all'amministratore delegato non proprio la possibilità di lavorare in tranquillità, in pace, e penso sia riconosciuto un pochino da tutti quanti il lavoro meraviglioso, purtroppo, che Marotta sta facendo. E intanto bisognerà vedere se l'Inter di fatto a fine stagione passerà in mani differenti da quelle di Steven Zhang, dove anche qui, qualora dovesse arrivare, no, Oktri, mi pare sia, non è detto che decida di mantenere tutti gli uomini che ci sono al momento. Può essere anche verosimile l'idea che mettano i loro uomini di fiducia affinché avvenga un certo tipo di lavoro che possa portare Oktri a guadagnare il più possibile dalla questione Inter. E quindi anche da questo punto di vista ci può stare che la Juventus possa cogliere in un qualche modo la palla al balzo. In molti hanno anche detto: beh, ma abbiamo appena preso Giuntoli. Sì, raga, ma come detto prima, Giuntoli è un responsabile dell'area sport e un direttore sportivo, mentre Marotta è a tutti gli effetti un amministratore delegato. Andrebbe di fatto a sostituire Scanavino. Ed è qui che si tocca un altro tema, perché Scanavino, magari è pienamente comprensibile il fatto che venga messo lì da Elkan dopo il putiferio legato alle plusvalenze e alle varie accuse a dicembre 2022, perché comunque Scanavino in quel momento doveva fare un certo tipo di lavoro e soprattutto appunto era un uomo fidato di John Elkan. Qui magari si riprende anche il discorso di Oktri, che qualora dovesse magari entrare in possesso dell'Inter metterebbe nei vari ruoli uomini fidati, uomini che possono garantire un certo tipo di lavoro e un certo tipo di risultato, cosa che comunque potrebbe in un qualche modo con la carriera garantire anche Beppe Marotta, ed è un qualcosa che sta appunto ampiamente dimostrando da qualche anno a questa parte. Ma ci può stare assolutamente lato Juventus, dopo che la marea in un qualche modo si è calmata a distanza di più di un anno e mezzo da quel dicembre 2022, di tornare a mettere anche a livello di amministratore delegato, uomini del mondo del calcio, dove per quanto riguarda il panorama italiano, sicuramente Beppe Marotta sarebbe il migliore. Poi anche qui, come in tutti i matrimoni, come in tutte le situazioni, bisogna anche capire quello che è il punto di vista di Marotta, che tra le altre cose mi pare sia proprio fresco di rinnovo con l'Inter fino al 2027, se non vorrei sbagliarmi. Quindi, se non mi sbaglio, di fatto. Quindi anche qui c'è da vedere. Magari sì, è vero, per l'amor di Dio, lui alla Juventus ha fatto, cos'è, 7-8 anni da quando era stato preso nel 2010 fino al 2018, di fatto, sì. Quindi magari non ha nemmeno l'interesse di tornare. O magari sì. Magari si trova benissimo all'Inter, a prescindere da quella che sarà la situazione, il proprietario deciderà di rimanere all'Inter, quindi per l'amor di Dio è tutto quanto pienamente legittimo. Come secondo me tutto sommato è anche abbastanza verosimile che la Juventus, magari entrando nell'idea del mettere nuovamente un amministratore delegato lì, decida di magari guardare in primo luogo in Italia e cercare, come la storia della Juventus impone, quello che è il migliore sulla piazza, dove sicuramente al momento, purtroppo, il migliore è Beppe Marotta. Poi, dopo qui si possono fare tutti i discorsi e tutte le riflessioni del caso, ma se alla fine della fiera è semplicemente una sparata così a caso di Brambati, tanti saluti. E rimane così, nel senso, io non mi illudo neanche, era semplicemente una riflessione costruita neanche da questa notizia, ma più che altro da ciò che semplicemente ha detto, perché a tutti gli effetti non mi sento di giudicarla una notizia vera e propria. Le notizie sono altre, probabilmente dette da gente differente,
E soprattutto in luoghi differenti, non una diretta su Instagram, tra le altre cose, sul canale, sul profilo di Oppini. Quindi, però magari la famosa soffiata che ti arriva, dove nessuno sapeva niente, ma te sì, e alla fine della fiera anticipi tutti a distanza di mesi. Su questo, sinceramente, non lo so. Ecco, molto semplicemente qui vedremo. E PS, appunto, mi sembra anche giusto ribadire. È vero che la Juventus ha appena preso Giuntoli dal Napoli, altra mossa da Juventus tra le altre cose, perché ti serviva a distanza probabilmente anche proprio di anni un direttore sportivo di un certo livello e vai a prendere quello che negli ultimi anni si era particolarmente distinto, appunto Giuntoli, e nel momento in cui appunto ricoprono due ruoli completamente differenti, certo che potenzialmente potrebbero coesistere. Magari non è la cosa più semplice del mondo, soprattutto nell'immediato, ma potenzialmente potrebbero farlo. Ma non sta assolutamente questo a significare che è ciò che accadrà. E per finire, mi sembra a una certa che anche sia giusto tornare alla Marotta League a tinte bianconere. Quindi, da questo punto di vista, sinceramente, avrei proprio ben poco da dire, se posso essere tremendamente onesto con voi, perché ci siamo anche un pochino rotti i maroni della Marotta League a tinte nerazzurre. D'altronde si era, no, al tempo pa particolarmente contraddistinto proprio la Juventus per essere una persona un pochino losca, però poi appena è passato dall'altra parte il migliore al mondo, ecco, ritornare di là affinché possano tornare loro a gridare alla Marotta League e al Marotta mafioso, dal mio punto di vista, non sarebbe poi così tanto male, se posso essere estremamente onesto. Detto questo, ragazzuoli, nulla, fatemi sapere voi qui sotto la vostra con un commento semplicemente su tutto quanto, se vi piacerebbe a voi un ritorno di Marotta, se lo ritenete verosimile, chi prendereste magari eventualmente voi per sostituire Scanavino, perché ci può stare tranquillamente che a una certa si scavi dei maroni, soprattutto una volta raggiunto l'obiettivo che era stato inizialmente imposto a dicembre 2022 in una situazione non proprio tranquillissima per la Juventus, e per il resto nulla. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve!